Ehi 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 amici, ma come stiamo andando oggi? Come ieri? A piedi? Comunque sia, da adesso in poi le domeniche usciranno dei video particolari. Sarà la domenica delle storie. Perché fare una top stressante in un giorno di riposo come questo non fa bene a nessuno. Piuttosto parleremo di storie di persone o cose o animali incredibili, scioccanti, straordinari e altro. In questo modo, anche senza leggere Facebook o i giornali, saprete cosa succede sul pianeta Terra. Oggi quindi parleremo di una bambina che è stata rapita e poi gettata nella giungla. Ma ciò che più sorprende è il fatto che sia stata allevata dalle scimmie per 5 anni. Ci sono tante cose che preoccupano i genitori. Cosa mangia il proprio figlio o la propria figlia? Cosa fa? E con chi? Se davvero i suoi occhi sono rossi per via del cloro della piscina? O peggio ancora, se quando non torna a casa è stato rapito o semplicemente sta mangiando al Mac? In alcuni paesi il rapimento è la prima cosa che viene in mente, come per esempio in Colombia, dove molti bambini vengono rapiti e non si trovano più, sfortunatamente. Altri tornano sani e salvi, a volte anche dopo anni. Altri ancora vengono allevati dalle scimmie, giusto per cambiare un po', come Marina Chapman. Nata nel 1950, è stata amata e cresciuta dai genitori fino ai 5 anni. Un giorno, mentre giocava in giardino, un camion si fermò proprio davanti a lei. Degli uomini uscirono e la presero di forza, facendola prima addormentare con il cloroformio. Quando si svegliò, Marina si ritrovò sulle spalle di un uomo, bendata e legata. All'improvviso venne sbattuta a terra e l'uomo cominciò a correre via, forse con un altro al seguito. Esausta, stanca e sola, Marina si riposò dentro un albero, con un'apertura abbastanza grande per lei alla base. La notte passò, nessuno venne a prenderla, era più sola che mai, ma appena il sole sorse si ritrovò circondata da delle scimmie cappuccino. Erano curiose, continuavano a toccarle e tirarle i capelli. Marina era disorientata, ma rimase molto calma. Alla fine la lasciarono in pace e la bambina rimase ancora sotto l'albero aspettando e sperando qualcuno venisse a prenderla. Ovviamente non accadde nulla. Cominciò quindi a urlare e piangere, ma nessuno poteva sentirla. Era in una zona troppo interna della foresta. Dopo un po' perse perfino le forze per urlare o altro. Aveva molta sete e fame. Andò così nella direzione delle scimmie e le vide ancora correre e giocare là. Cominciò ad imitarne le movenze e raccogliere del cibo come facevano loro. Fortunatamente trovò delle bacche commestibili, o sfortunatamente. Erano buone, sì, e avendo fame si accontentò. Continuò a mangiarle a più non posso, ma ovviamente non essendo abituata a cose del genere, il suo stomaco cominciò a sgridarla dall'interno. Le venne un mal di pancia disumano e crollò a terra. Ma qui qualcosa di incredibile successe. Prima di continuare, gentaglia, vorrei proporvi un quiz veloce veloce per una giornata altrettanto veloce, perché sapete, no, il weekend passa subito, mentre il resto delle giornate sembra di essere su Venere, dove un giorno equivale a 243 giorni terrestri. Comunque sia, visto che a quanto pare vi faccio domande troppo semplici e mi fate fare nottata per rispondervi, vi propongo qualcosa di un po' più complesso. Come si chiama il figlio, se così vogliamo dire, del famoso vulcano Krakatoa? A. Child Krakatoa, B. Krakatua, C. Anak Krakatoa. La risposta verrà fornita al prossimo video e se volete conoscerla vi consiglio di guardare il video sui vulcani, uscito prima di questo. Continuiamo. Allora, dove eravamo rimasti? Ah, giusto giusto, la povera piccola stava cominciando la sua nuova vita tarzaniana. Comunque sia, dopo essere quasi svenuta per il mal di pancia, una cosa incredibile successe. Una scimmia, che sembrava abbastanza anziana, si avvicinò a Marina. Non voleva farle del male. La prese in braccio e la portò vicino a dell'acqua pulita da bere. Vomitò così tutto quello che aveva mangiato e grazie all'aiuto delle scimmie trovò sempre qualcosa da poter mangiare senza sputare l'anima. Anzi, abituò il suo stomaco a ingerire le cose più disgustose di questo mondo per sopravvivere. Ogni giorno imitava i movimenti e il modo di vivere delle scimmie, come per esempio scalare alberi o lavarsi. Addirittura sembra riuscisse a comunicare con loro utilizzando i loro stessi versi. Quando aveva compiuto 10 anni, un gruppo di cacciatori era nella zona. Marina sentì il bisogno di andare da loro perché aveva ancora un istinto umano che le diceva di farlo. Non riusciva però a comunicare perché aveva praticamente dimenticato come si parlava. Sfortunatamente questi uomini non erano così buoni. La presero e la vendettero a un bordello locale, dove cominciò a fare le pulizie. Non veniva pagata e a malapena nutrita. Insomma, forse era meglio rimanere con gli animali nella foresta piuttosto che con quelli in città. In qualche modo, qualche mese dopo riuscì a scappare.
visse per strada per molto tempo con altri bambini di circa 11-12 anni che le insegnarono di nuovo a parlare. Qualche anno dopo i servizi sociali presero lei e i suoi amici in custodia e Marina venne data in adozione a una buona famiglia, due bravissime persone che la presero dalla Colombia e la portarono in Inghilterra. Da lì a venire la sua vita andò sempre meglio. Incontrò John Chapman, l'uomo che sarebbe diventato suo marito e con cui avrebbe avuto un bambino. 30 anni dopo queste vicende scrisse un libro su come fu la sua vita e la sua disavventura, abbastanza venduto che ha attirato l'attenzione mondiale. Ora sta chiedendo di andare più possibile in TV e farsi trasmettere e pubblicare in più paesi possibili per riuscire a trovare i suoi veri genitori, che non ha mai più rincontrato. Con questo concludiamo, voi che dite? Sembra fattibile una storia del genere? Io non ne sono sicuro, ma comunque è veramente straordinario come la determinazione di questa donna sia riuscita a superare ogni ostacolo e farla sopravvivere. Fatemi sapere assolutamente nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Solito posto e stesso orario? No, non credo.